Allora, oggi, insomma, giornata un po' freschetiella. Mi ha abbandonato la fotocamera, sto col cellulare. Si fa una passeggiatina semplicemente alla ricerca di verdurelle dei campi. Poi, qui sotto, sono praticamente a due passi dal centro, c'è una cosa simpatica, cioè tutta una serie di orticelli. Li vedremo presto. Della melissa sa vagamente di limone, buona, a piccole dosi. Raccoglierò insalatine, quindi non verdura da cuocere. sta anche qualche vecchio prataiolo, ma io lo lascerei stare. Ce ne sono uno, due, tre che famo. Ma no, non è questione di funghi, preferisco fare due insalatine. Vabbè, tanto devo risalire da sta strada. E quindi, allora, questo coso, io ne conosco il nome latino, Lapatum acutum, è straordinariamente ricco di qualità. Queste appartengono alla tribù delle cicorie, ma non sono bellissime, andremo un po' più in giù che c'è roba. Questa qua è senape, buona, sa del broccoletto. Prendiamo. Abbiamo delle ortiche, si prendono anche le ortiche, anche se sono bellocce. Sì, fantastico. Questo è il luogo dove c'è la fontana, è pieno di equiseti, hanno un loro uso botanico, no, botanico, si usano in erboristeria. Ma non è questione da insalatina. Qui c'era in genere una balza piena di ortiche, ma devo dire hanno pulito parecchio questo posto. Qui Bello. abbiamo della schiena d'asino, sempre tribù delle cicorie. Buona. Costa troviamo della bietolina selvatica, caruccia anche lei. Sì. Questo luogo piuttosto strano è che hanno fatto questa sorta di teatro, questa arena, e in realtà siamo veramente a ridosso della città, in mezzo al verde, pieno dei cani. Andiamo a vedere gli orticelli, fantastiche luci autunnali. Ortica e c'è anche della mentuccia. Mazza, eccola qua, si prende. Questa invece è borragine, Borrago officinalis, sono commestibili anche i fiori, ma sa vagamente di cetriolo, fogline piccole, se no. Invece è malva, però insomma non è che nell'insalatina crudo sia un granché, è un po' viscidina. Qui abbiamo dell'altra bietolina, abbiamo altre due fogliettine piccole perché da far a insalata, poi se no non ci semo. Suppone questa borragine un po' meglio dell'altra, ma chi ha problemi di calcoli renali e simili non ne consumi troppa. L'altro qui, vicino all'ortica, questo qui è il gruspigno, in Toscana lo chiamano cicerbita se non mi ricordo male. Pentafillo, eppure lui commestibile, Anche se non è che aggiunga poi sto sapore sublime. Ecco un altro bel gruspignotto. Eccolo qua. Silvestre, cominciamo a entrare nel labirinto degli orticelli. Vengono. È della terra concessa. Ma cavolo nero, finocchi. Qui hanno piantato qualcosa da poco. Lì cime di rapa a non finire. E guardate che Perugia è lassù, eh. Né mica tanto lontana la faccenda. Dicevo, hanno, credo, con delle concessioni. Guarda che cavoli! Questo è il cavolo solfino, ottimo per le zuppe con le spuntature di maiale. Ah, in concessione, dato questi fondi, si sostiene si tratti di anziani, pensionati, eccetera, che vengono giù e fanno questi capolavori. Guarda lì, cioè, guarda che roba. Questi sono dei cristiani. Per essere precisi, quello è il campanile di San Domenico.
È caldo. Guarda quell'altro Non serve per cavolame. spiegare che questi sono carciofi, ma tirati su a gobbi, cioè vengono evidentemente, no, fasciati nel crescere. Dopodiché le coste belle bianche si usano proprio, si chiamano i gobbi, cardi, gobbi. Questo è sempre il cavolo solfino, meraviglioso. Lì c'è veramente un tripudio, una cosa stupenda, di cavoli vari. Qui insalata, beh, vabbè, notare l'ordine è veramente bello, proprio artistico, direi. C'è qualcosa che non conosco, cos'è sta roba? Io che cosa sia non lo so, cercherò di capire. Ma do i cavoli, le insalate, è un frutto spinoso, pesante, pampinoso, boh, non lo so cosa sia. Ignoranza, ammetto. E proseguiamo. Vedo che vanno per la maggiore. Cavoli, lì c'è della bellissima cicoria, la spadona, che ci serve anche il cicorino a crudo. Bella, stupenda. E infatti sta limitrofa tra insalate. Ecco, guarda, questa è ancora più bella. Questa è proprio. Eh sì, ma questi sono anche degli artisti, devo dire. Anche piccolissime. Che sono ravanelli questi? Rucola? Boh. Salvia, rosmarino, melograno, cicoria, cavoli. Vabbè, questo è proprio un po' più piccolino. Ecco, vedete la città? Vedete dove siamo? Track! E uno scende due passi e sta in questo luogo. Proprio affascinante questa cosa. I colori dell'autunno lì sopra la città, e qui sotto, ecco sempre il cavolo, che sì, il carciofo che poi verrà su, essendo stato fasciato a gobbo. E vediamo se riesco a fare un attimino le zoom. Il gobbo sarebbe proprio quella parte bianca dei costoloni. Si fa la parmigiana in tantissimi modi. Lì addirittura ci sono delle verze. Sì, quelle verze. Certo, sti cani. Bella verza, finocchio, solfino. Capolavoro di insalatine, ma io ma dico, questo non saprei. Allora, credo siano rape rosse, e lì invece non capisco perché a stagione non sarebbe, ma insomma, melanzane. Questa non riesco a capire se sia zucca, una zucca rampicante. Sotto cavolo nero, insalate, insalate. Ma che bella terra! E che bella salvia, foglione grosse, una distesa di cime di rapa. Lì, cavoli. Wow, super wow. Tornando alle fuori dagli orti, questa qua, che è parietaria, è in realtà perfettamente commestibile, anche abbastanza discreta, eh? Attenzione che non è niente male. Esco la zona dei ponticelli, degli orticelli, e scende i ponticelli. E scendo giù invece proprio nella zona dei ponticelli, perché qui si va proprio in mezzo al bosco dove c'è un torrente alimentato, pensate un po', dallo scarico del troppopieno, ma in realtà poi ci sono delle pompe per tenere a livello del pozzo etrusco di Perugia. Si vedono questi colori, siamo al cospetto del ginkgo biloba, che è una cosa strepitosa e facilissimo da ottenere anche da seme. Praticamente i semi germinano tutti. Questo è un primo mezzo ruscelletto, ma il più grosso sta di là, e prende questo giallo, giallo d'oro.
Questo giallo bellissimo con le foglie, beh, appunto bilobe, no? E ginkgo biloba. Ci mancherebbe la foglia Un triloba. ragguardevole corbezzolo. Bello. Lo stesso maestà il pioppo. Visto che bel parchetto. Volevo. Vediamo se riusciamo a beccare. Eccola. Perché hanno potato. Volevo far vedere più da vicino appunto le foglie del ginkgo. Bellissime. Ventaglietti armoniosi. Certo, e qui c'è stan umido. Guardate che alloro. Bello. Ed eccoci al fiumicello. Scorre qui. Certo non è in cristallo, Oggi, L'autunno! come questo, sotto gli aceri, lungo i quali veramente si sente proprio la forza del cambio delle stagioni, questi colori veramente famosi. Ecco, l'alloro Spegnete. ha delle foglie così intonse, perfette, in fioritura oltretutto, fantastico. E poi bang, il ginkgo. Sono andato a una Ah! cosa abbastanza interessante. Qui ci sono questi ginkgo, sono due, ma non, alcuni in più, giallossimi, gialli. E qui un ginkgo invece perfettamente tutto verde. Misteri, Allora, eh? rientrando agli orticelli, ma qui c'è del magnifico rosmarino. Però se tutti allungassero le mani, toh, dell'edera, bambù. Che c'è far bambù qua? Farà casino, farà ancora insalate, perché questo è un po' scomposto magari, un po' dico in abbandono, ma insomma. E qui c'è un albero di fico con dei fichettini rimasti intrappolati. Si risale. Picchio spettacolare. Cioè, mette fame a vederlo. Wow. Pensare che questa che è una pianta prelibatissima. Ho un'altra bella borragine. Non la raccoglie nessuno. Ci si fanno delle minestre spettacolari. Invece, costei, che si chiama piantagine, viene data per buona, commestibile, è dura come una goccia di sughero. Questo cosino qui sembra sto prezzemolino, viene su enorme, e il cerfoglio, ma bisognerebbe più che le foglie andare alla ricerca della radice, ed è anche detta carota dei conigli, è una radice bianca che sa di carota, ma ancora più aromatica, ancora più, sì, proprio più Abbiamo una speziata. rara, No, rara. Una rassegna di piantagine e di pentafillo, che però lascio lì tutte e due volentieri. Questa è una magnifica schiena d'asino, si riconosce perché ha queste vescicole molto molto buona, dolciastra. Qui mi pare di notare dei gruspigni, ecco qua. Eh sì, magnifico gruspignetto, però lo lasciamo venire su, quindi solo le laterali, il centro rimane intatto e prosegue la sua crescita. Stesso discorso qui, perché se uno piglia e spianta alla radice ogni volta, ora vabbè, d'accordo che i semi, però insomma non è una cosa secondo me accettabile. Che bei Si può colori! intravedere il risultato nella mia borsa da Decathlon, chiaramente. Le insalatine, che non sono poche, preso
apparentemente non diceva, vabbè, non hai preso niente, basta. Oh, mo sto risalendo. Lì c'è, non si vede, ma c'è il campanile di San Domenico lì, proprio il centro storico. Invece mi volevo indugiare un secondo su questo impianto teatrale, che è veramente, cioè, non lo usa nessuno, perlomeno che io sappia, insomma. Ogni tanto ci viene qualcuno con i cani. Peccato, perché d'estate si potrebbe fare, non so. Vabbè, oddio, non è che qui ci si arriva con la strada asfaltata, eh. Quindi diciamolo. Cioè, il finocchietto selvatico. No, non esiste insalatina senza il finocchietto selvatico. Quello negli orticelli se poteva toccare. Ma questa è un'altra storia. Se può toccare, e come? No, si deve toccare. Perché insieme alla mentuccia gli dà quella bottarella di balsamico, ecco, così basta, che è una bellezza. Oh, mazza, pure il finocchietto, stiamo a posto. Che dicevo? Dicevo che ci si potrebbe fare cose, eventi estivi. Invece, che io sappia, questo finocchio che profumo, ci si viene giusto così. Tipo giro vedo gente, cane e La chitarra. chiudiamo qua. E qui, per motivi di stagione, di luogo e tanti altri, insomma, mancano tantissime essenze che, insomma, non ha senso proprio, voglio dire. Basta pensare alla Sanguisorba, o Pimpinella, o Salvastrella, oppure Cardomariano, insomma, c'è un sacco di roba ancora che manca all'appello. Però vabbè, più o meno il concetto era, mo famo se un'insalatina rapida rapida e via. Magari più avanti, quando comincia a fare un po' più freddino ed è piovuto maggiormente, guardate che belli questi equiseti, e mi sposterò in un posto un po' più selvaggio, dove si dovrebbe trovare un sacco d'altra roba. Però più o meno. Oh, buona domenica, eh? Mi si presenta anche dell'erba cipollina, ma la lasciamo lì dov'è. Comunque, c'è sta anche l'erba cipollina. Folio, eccolo qua. Nel senso che, a parte che ne prendo anche un po' di foglie, ma questo è quello. Allora, vediamo un po', è venuta anche forse la carotina. Scusatelo, ecco la carotina. E ne prendo un po' perché veramente aggiungere questo aroma di magnifiche carote selvatiche, beh, ci vuole, eh.